Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con i sospiri più ardenti che tu mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna. Guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sarai benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Libro di Cielo, volume 4, capitoli dal 68 al 70, 22 aprile, 13 giugno e 18 giugno del 1901. Sentendomi tutta afflitta e confusa e quasi senza speranza di rivedere il mio adorabile Gesù, tutto all'improvviso è venuto e mi ha detto: Sai che voglio da te? Ti voglio in tutto simile a me, sia nell'operare come nell'intenzione. Voglio che tu sia rispettosa con tutti, perché rispettare tutti dà pace a se stessa e pace agli altri, e che ti ritieni la minima di tutti, e che tutti i miei maestri li illumini sempre nella tua mente e li conservi nel tuo proprio cuore, acciò che nelle occasioni li troverai sempre pronti come a valertene e metterli in esecuzione. Insomma, la tua vita voglio che sia un trabocco della mia. E mentre ciò diceva, vedevo da dietro il Signore che scendeva sopra la terra un gelo ed un fuoco che faceva danno ai raccolti. Ed io dicendo: Signore, che fate? Povera gente, non dandomi retta, è scomparso. Dopo lungo silenzio da parte del mio adorabile Gesù, al più qualche cosa sopra i flagelli che vuole versare, questa mattina, trovandomi oppressa, stanca per la mia dura posizione, specie per le continue privazioni a cui vado soggetta, onde avendolo visto per brevi istanti, mi ha detto: Figlia mia, le croci e le tribolazioni sono il pane dell'eterna beatitudine.
Quindi comprendevo che maggiormente soffrendo, più abbondantemente, più gustoso sarà il pane che ci nutrirà nel celeste soggiorno. Ossia, quanto più si soffre, più caparra riceviamo della futura gloria. Trovandomi nel solito mio stato, per poco visto il mio dolce Gesù, ed avendo mosso i miei lamenti sul povero mio stato delle sue privazioni, ad una specie di stanchezza fisica e morale, come se la povera natura me la sentissi stridolare e da tutte le parti me la sento venir meno. Quindi, avendo detto tutto ciò al mio Gesù, mi ha detto: Figlia mia, non temere che ti senti venire meno da tutte le parti, non sai tu che tutto deve essere sacrificato per me? Non solo l'anima, ma anche il corpo, e che da tutte le minime particelle di te io esigo la mia gloria. E poi non sai tu che dallo stato d'unione si passa ad un altro, quale è quello della consumazione? È vero che non vengo secondo il solito per castigare le genti, ma per te me ne servo anche per tuo profitto, che è non solo di tenerti unita con me, ma di consumarti per amore mio. Difatti, non venendo io e tu sentendoti venire meno per la mia assenza, non vieni tu a consumarti per me? Del resto, non è gran ragione da affliggerti, prima perché quando tu mi vedi è sempre dal tuo interno che mi vedi uscire, questo è un segno certo che con te ci sto, e poi perché ancora deve passare giorno che puoi dire di non avermi visto perfettamente. Dopo ciò, prendendo un tono di voce più dolce e benigno, ha soggiunto: Figlia mia, ti raccomando assai, assai di non fare uscire da te il minimo atto che non sia pazienza, rassegnazione, dolcezza, uguaglianza di te stessa, tranquillità in tutto. Altrimenti verresti a disonorarmi e succederebbe come a quel re che abitasse dentro un palazzo ben arricchito, e da fuori quell'abitazione si vedesse tutta piena di screpolature, macchiata, in atto di venir meno. Non direbbero: come abita un re in questo palazzo e si vede da fuori un così brutto apparato che fa temere pure ad avvicinarsi? Chissà che re sarà costui. E questo non sarebbe un disonore per quel re? Ora pensa che se da te esce cosa che non sia virtù, lo stesso direbbero di te e di me, ed io ne resterei disonorato, perché vi abito dentro. Sono sempre stupende queste esortazioni di Gesù. Oggi ci sono dei concetti molto importanti, proprio da un punto di vista spirituale, e sono tanti, sono. Cerchiamo adesso di fare una sintesi, anche ordinata, partendo dal primo. Sono capitoletti molto brevi, per questi ne abbiamo letti tre, ma molto densi. Allora, Gesù dice in termini imperiosi, ecco, noi dobbiamo calcolare che quello che dice a Luisa, pur con il dovuto rispetto e pur con le dovute distanze e proporzioni, chiunque desideri entrare nel regno della divina volontà deve sentirselo dire a se stesso: ipso facto, talis et equalis, tale e quale. Quindi chi non desidera entrare nel regno della divina volontà, o nemmeno desidera, perché queste prime esortazioni sono anche tranquillamente applicabili a chi desidera entrare nella santità, tout court, ecco, quindi punto e basta, è chiaro che non ha senso che si occupi di leggere e di meditare queste cose. Però quando le sentiamo non dobbiamo mai incorrere nell'errore di pensare: ma questo lo dice a Luisa, quindi non vale per me. Luisa era su un altro pianeta e questo non vale per me. No, questo vale per noi e come? Allora, ti voglio in tutto simile a me, attenzione, sia nell'operare come nell'intenzione. Le opere sono una cosa e le intenzioni sono un'altra cosa. Le opere, si insegna in teologia morale, devono essere buone da un punto di vista oggettivo. E il bene e il male dobbiamo saperlo discernere.
ma devono essere buone anche le intenzioni. Perché un'intenzione cattiva, l'abbiamo visto tante volte, o umana, fare una cosa per piacere alla creatura, per esempio, per compiacere la creatura, o per la nostra vanagloria, o peggio ancora le passioni più basse, insomma, per invidia, per rivalità, per dimostrare a qualcun altro che siamo migliori di qualcun altro ancora, o per gelosia, o non, il repertorio insomma di questo monnezzaio è infinito, distrugge la bontà delle opere. E Gesù fa un particolare che deve essere oggetto per noi tutti di somma attenzione, per me in primis e per tutti. Voglio che tu sia rispettosa con tutti. Adesso vedremo cos'è il rispetto. Perché rispettare tutti dà pace a se stessa e pace agli altri. Non voglio fare retorica, insomma, di bassa lega, no? Dicendo, insomma, che oggi il rispetto non si sa più neanche dove sta di casa, ma è proprio segno di un'anima nobile, di un'anima davvero avviata nel cammino verso la santità, che tratta il prossimo con un rispetto straordinario. E su questo dobbiamo tutti lavorare, crescere e fare massima attenzione, tenendo presente che il rispetto comincia dalle intenzioni e che si pecca contro il rispetto, dobbiamo confessarlo anche col pensiero. Il non esternarlo è già qualcosa, ma non basta, anche perché se uno è facile a peccare col pensiero, cioè se io guardo una persona e dico ma questo non capisce niente, oppure dico ma questo è un poveretto, oppure faccio un atto interno di disprezzo, di giudizio, parte il fatto che molto facilmente potrà uscire fuori, ma già questa è una cosa che non funziona. Rispetto vuol dire semplicemente una cosa molto semplice, cioè c'è una persona diversa da me, che ha una dignità infinita in quanto Gesù ha versato il suo sangue per lei, punto, ed ha diritto ad essere trattata bene, con carità, con dolcezza, con amore e di essere appunto rispettata anche nelle sue idee sbagliate, diverse dalle mie, punto. Senza che, perché poi ci sono molti modi per andare a stuzzicare, a prevaricare il prossimo, e se noi ricordassimo la versione negativa del precetto d'oro, non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te, perché ci sono, questo si vede nella vita comune, nella vita tra colleghi di lavoro, familiare, domestica, tra amici, a volte ci sono dei modi, come dire, chiamiamoli raffinati o intelligenti per andare a sfrugugliare, comunque mancare di rispetto verso il prossimo, quale può essere la battuta pungente, insomma, l'ironia pungente. Sono tutte cose che devono scomparire. E devono essere oggetto di profonda nostra attenzione, questo sicuramente, ecco, è materia per grandi esami di coscienza e per le confessioni. Attenzione, perché quasi nessuno confessa le colpe di pensiero, anche perché sono molto umilianti andarle a confessare, andare a dire io ho pensato male di Tizio, ho giudicato Caio, ecco. Se è in prona, meno lo vede e meglio sto. Se queste cose ci sono, noi ricordiamo sempre quando andiamo a confessarci che Dio vede anche un minimo movimento della nostra volontà, per cui non serve fare finta di non averlo visto o non dirlo in confessione perché mi vergogno, perché dinanzi a Dio non ci si può nascondere, è tutto nudo ai suoi occhi. D'accordo? Ecco. Noi dobbiamo pensare che davanti a Dio siamo come se... Ecco, sarebbe come se uno ci spogliasse completamente nudo e tu non ci avessi niente da andare a nascondere né da metterti addosso. Stessi in un deserto completamente nudo, che fai? Dove vai a nascondere? Così siamo. E dobbiamo imparare ad avere, ecco, questa nudità, che è un po' vergognosa, anche nei confronti di noi stessi, senza nessun tipo di paura. Anche qui da un punto di vista psicologico, vabbè, non è il caso, insomma. Sarebbe molto importante andare a vedere tutte le cose di cui ci vergogniamo e andare a indagare perché e
e cosa significa quella certa vergogna, però questo è un altro capitolo. E un'altra cosa, che ti ritieni la minima di tutti. Minimo vuol dire al di sotto di tutti, perché ritenersi al di sotto di tutti, è chiaro che se io sono al di sotto di tutti, sarà più facile rispettare tutti, perché sono più grandi di me, perché sono migliori di me. Questo è un atteggiamento del cuore, graditissimo al Signore. E guarda, cioè, qui sta parlando ad una che aveva matrimoni mistici già fatti, stato di vittima, aveva bevuto al petto di Gesù, cioè aveva ricevuto delle grazie, proprio, che più straordinarie non si può. Capite? Però Gesù dice: a quest'anima ti ritiene la minima di tutti. Dice: ma come? La minima di tutti? Che sta a parlare con Gesù? Secondo sì e l'altro pure la minima di tutti. Sì, è la minima di tutti perché sta parlando con Gesù per pura grazia. Non certo perché se lo merita. È uno dei segni di autenticità, insomma, delle esperienze anche soprannaturali, che tanto più grandi sono e quanto più l'anima sprofonda, non dico in uno stato di confusione, perché la confusione, insomma, non è una situazione bella, ma di profondo sbigottimento, simile a quello che disse San Pietro a Gesù in occasione della pesca miracolosa: Signore, allontanati da me che sono un peccatore. Cioè, io non dovrei ricevere queste cose. E si resta in quello stato, diciamo, di stupore adorante, che dice: ma vabbè, insomma, perché dopo non si può travalicare fino al punto di dire: beh, Signore, dalle a qualcun altro queste grazie, no? Questo sarebbe un atto di superbia. Però, ecco, tutte le anime che sono state autenticamente toccate dalla grazia hanno avuto un profondissimo imbarazzo. Nessuna si sentiva, dice: ah, mappa, oh, nostro Signore parla con me, quindi, ecco, mai. Ti ritiene la minima di tutti, e ancora tutti i miei ammaestramenti li rumini sempre nella tua mente e li conservi nel tuo cuore. Con l'importanza non solo della meditazione, no? La meditazione, diciamo, è un momento dedicato, privilegiato, ma questo è indispensabile proprio per entrare nel regno della divina volontà, acquisire un profondo spirito di interiorità. Cioè, tante cose noi ce le portiamo continuamente, dietro poi uno ci ripensa. Appunto, come dice Gesù, no? La famosa antica ruminatio, quindi tu hai ricevuto questo alimento, lo mastichi, no? Sapete che più si mastica, più facilmente si digeriscono le cose. Quindi, perché devi far entrare fino a dentro il midollo, per esempio, le cose che stiamo dicendo adesso, queste devono essere stampate dentro il nostro cuore, evidentemente per la fonte da cui vengono, non per il megafono che la rende nota contingentemente, perché se c'è questo continuo stare, se io non cambio mai, non dico mai di più, perché ci pensi poco alle cose che Gesù, perché il molto del lavoro interiore viene proprio fatto attraverso questo esercizio, quindi ritornare. Mo io ho sentito oggi Gesù che dice: io voglio che tu sia rispettosa con tutti, perché rispettare tutti dà pace a se stessa e pace agli altri. Ha voglia a ruminare qui. Cioè, se capitano anche delle piccolissime uscite dalla divina volontà su questo punto, non dobbiamo cominciare a dire: vabbè, uffa, eh sì, però questo è proprio insopportabile, quindi ce la faccio. Eh no, ce la fai, ce la fai. Se ti impegni, ce la fai. Poi c'è quella piccola sentenza che ci dà grande consolazione e grande coraggio quando arrivano le croci e le tribolazioni. È una sentenza molto chiara, quindi è appunto da ritenere e da ruminare. Non molto da commentare, no? Figlia mia, le croci e le tribolazioni sono il pane dell'eterna beatitudine. Quindi, tra gli effetti, ecco, benefici delle sofferenze, delle tribolazioni e delle croci, c'è un aumento impressionante di gloria in cielo. Noi non siamo così come i pagani peccatori che vivono con il carpe diem, a cercare di godertela al più di tutti, tutti i giorni, perché poi arriva la morte e è finito tutto. No. Noi sappiamo che i godimenti ultraterreni non sono paragonabili a quelli terreni e che la croce, che rappresenta non soltanto la rinuncia al godimento terreno, ma il contrario, quindi l'accoglienza del patimento terreno, produce
come dice San Paolo, una quantità smisurata eterna di gloria. Io ritengo che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla smisurata quantità di gloria che ci attende in paradiso, scrive nelle sue lettere, no? Alla gloria che deve essere rivelata in noi testualmente. E veniamo al terzo capitoletto. Primo, Gesù parla della differenza che c'è tra l'unione e la consumazione. Perché la vittima deve essere consumata. Gesù si è consumato fino all'ultima stilla di sangue, cioè il sacrificio non è stato semplicemente offerto, ma poi è stato consumato. Questa consumazione che nella mistica, io ricordo bene gli scritti di Santa Margherita Maria la Coq, no? Lei amava definirsi un cero acceso. Il cero è proprio l'immagine della consumazione, no? C'è questa fiammella che per rimanere viva consuma la cera. La cera chi sia? Siamo noi. È la nostra umanità. È tutto, diciamo, l'insieme della nostra persona. Gesù dice non solo l'anima, ma anche il corpo. Lei si sentiva male. Come dire, no? Stanchezza fisica e morale, anche fisica, diciamo, anche le tribolazioni legate al suo stato, insomma, di donna allettata e in quelle posizioni, come dire, assolutamente innaturali, insomma, che le toccava di vivere quando andava in stati di rigidità. Tutto questo devo offrire tutto, perché io non voglio solo tenerti unita a me, ma voglio consumarti per amore mio. E dice un'altra cosa, qui se uno nota, no? Ecco, il capitoletto precedente è 13 giugno, ma quello precedente ancora è 22 aprile, quasi 2 mesi senza, come dire, senza lasciare qualche cosa di scritto, quindi Gesù l'avrà veramente tanto provata, presumo, no? Magari qualche piccola apparizione sporadica, come del resto qui dice. Non passa giorno senza che mi abbia visto perfettamente, ma comunque non le ha parlato per tutto questo tempo, no? Immaginiamo come potesse stare. E Gesù le spiega che la mia assenza non è solo funzionale, l'abbiamo già vista tante volte, ai castighi, ma è un mezzo con cui tu ti consumi per me. Sentendo di venir meno per la mia assenza, tu ti consumi per me. Quindi è un'assenza, come dire, pedagogica, terapeutica, cioè volta a portare Luisa allo stato di consumazione. Nell'atto di consacrazione di San Massimiliano alla Madonna si leggono queste parole: non concedimi di vivere, lavorare, soffrire, consumarmi e morire per te, solamente per te. C'è proprio la consumazione. La consumazione è questa situazione, no? Luisa dice: muoio, ma non vivo, ma vivo morendo e muoio vivendo, vivo ma non muoio. Non è solo Luisa, questo è un tema tipico della mistica. Perché l'amato non c'è, lo desidero con tutto il cuore, quindi sto vivendo, io lo desidero, questo desiderio mi consuma, ma lui non viene. E c'è questo stato, no? Che questi chiaramente queste anime ben conoscono, questo lo aveva già accennato. Quindi Gesù le spiega di interpretare, di intendere anche questo come atto di cura verso di lei, senza timore che Gesù sparisca, insomma, no? Dice, mi vedi sempre uscire da dentro di te, quindi sai benissimo che con te ci sto e che non ti devi preoccupare di nulla, no? Poi conclude con, ecco, una rassegna di piccole uscite, neanche troppo piccole, dalla divina volontà che Gesù vuole che noi non facciamo mai più. Non devo uscire da te, gli ripetiamo, ha voglia a ruminare qui, Il minimo atto che non sia pazienza, rassegnazione, dolcezza. Qui uguaglianza di te stessa, sto termine io non lo capisco un granché cosa intende, mo vediamo se si accende qualche lampadina. Tranquillità in tutto. Va bene, gli altri quattro sono abbastanza chiari e allora.
Pazienza, sempre, pazienza con tutto e con tutti. Pazienza, con i difetti propri, con i difetti del prossimo, con le circostanze della vita, con gli imprevisti, con le situazioni che meteorologiche, del tempo, qualunque cosa. I piccoli incidenti, le piccole sofferenze, le piccole malattie, i piccoli acciacchi, tutto. Pazienza significa questa disponibilità generale a soffrire, nel piccolo, ordinariamente. Poi rassegnazione, rassegnazione vuol dire questo stato, questo termine noi purtroppo gli diamo una valenza non troppo positiva, ma Gesù non la usa, si capisce benissimo da questi scritti, cioè il senso che gli viene dato da questi scritti è bellissimo. Rassegnazione vuol dire uniformazione continua alla divina volontà, anche nel poco, perché nella quotidianità, se uno si fa attento, anche nel poco. Ci sono gli esempi, insomma, classici, la lumaca che ti si mette davanti quando stai in macchina e tu c'hai fretta, e il nostro Signore sta dicendo: ti sopporti questa lumaca e arrivi quando sei arrivato. C'è un impegno, tu sai che la carità ti chiede di essere puntuale, ma fai ritardo per cause indipendenti dalla tua volontà. E allora, per arrivare puntuale, o scateni il full putiferio facendo una montagna di mancanze, oppure accetti la mortificazione, tu che sei tanto preciso, da arrivare 5 minuti di ritardo. Cioè, su questo veramente il campo di questi sono esempi banali tratti dalla quotidianità, eh? Ecco, però, poi dolcezza. Dolcezza perpetua. Non dobbiamo mai fare nessuna uscita da questo. Dobbiamo metterci bene in testa queste cose. Queste sono proprio le classiche virtù. Cioè, chi legge un pochino di ascetica, gli scritti dei santi, dei dottori, dice: quando uno comincia a essere veramente paziente, allora forse cominciamo a parlare di santità autentiche. Quando una persona comincia ad essere abitualmente dolce, abitualmente, non vuol dire che non ci siano mai, capite? Certo, si può anche puntare e si deve puntare al 100%, però quando c'è una sostanziale aderenza a questo, bene, vuol dire che ci stiamo cominciando a muovere sul serio. E poi la tranquillità in non perdere mai e per nessun motivo la pace, non ammettere niente nella nostra anima che possa minimamente turbare, niente. E non agire mai. Mai neanche fare un pensiero quando si è sotto stato di turbamento, generalmente causato da qualche tentazione del demonio. Mai. Quest'uguaglianza di te stessa è un pochino misteriosa. Io l'unica cosa che riesco a capire, forse questa è un'espressione un po' di Luisa, come dire, è un mantenere uno stato, come dire, di non fluttuazione interiore, no? Quindi mantenersi in uno stato non lunatico, ecco, non volubile. Se questo fosse, certamente sarebbe un'altra cosa molto molto significativa, no? Ecco, perché gli sbalzi, la volubilità, sono tutti quanti chiarissimi segni di non presenza dello spirito buono, ma al contrario. E Gesù spiega: se tu non fai così, mi disonori. Ed ecco qui anche l'importanza: noi non dobbiamo agire certamente, assolutamente, preoccupati di quello che gli uomini pensano di noi. Assolutamente, perché noi dobbiamo preoccuparci di quello che pensa Gesù. Però non possiamo e non dobbiamo dimenticare che queste cose, vedete, la pazienza, la dolcezza, la tranquillità sono comportamenti che si manifestano all'esterno, no? Perché se io sbocco in un atto di impazienza, si vede. Se faccio un atto sgarbato o aspro, si vede. Se sto agitato, si vede. E quindi che succede? Succede appunto che l'abitazione del re, che è la nostra umanità, si vede brutta dall'esterno, no? Quindi screpolature, macchiate, eccetera, eccetera. E allora cominciano poi i pensieri, che sono certamente peccaminosi, però
non sono del tutto infondati, perché chi ci guarda dice: ah, questo sarebbe quello che sta camminando nella via della santità? A noi ci danno tante fastidio poi quando fanno queste cose, no? Perché sono brutti giudizi, no? Magari anche cattivi. Per un attimo che perdi un attimo la cosa, subito arriva. Queste sono cose demoniache, perché poi è il demonio che fa l'accusatore. Però non possiamo crogiolarci su questo fatto qui, cioè dire: vabbè, perché bisogna fare in modo che non ci sia adito a questo, ma non per apparire belli al cospetto degli uomini, ma per non far fare brutta figura al re, lo dice lui. Dice: ma quale re abita in questo palazzo, in così brutto apparato, che fa temere pure ad avvicinarsi? Immaginiamo una persona che sia forastica, aspra, inquieta, volubile, ecco, che perde le staffe al minimo inconveniente, no? Ma questo è un mostro, questo. Cioè, abbiamo paura ad accostarci ad una persona di questo genere. Ci abiterebbe il re lì dentro? E il re ci può pure abitare, perché queste cose, attenzione, non sono del tutto, qui lo fa capire Gesù, no? Cioè non sono del tutto incompatibili, queste non sono cose, non sono di per sé stessi peccati mortali che fanno perdere la grazia santificante. Quindi il re ci abita, è come anche in una casa screpolata, però fa una pessima figura. Dice: ora pensa che se da te esce cosa che non sia virtù, lo stesso lo direbbero di te e di me, ed io non resterei disonorato perché vi abito dentro. Quindi su questo dobbiamo fare estrema attenzione. Tutte queste cose su cui abbiamo meditato oggi sono veramente addette dai maestri di spirito, per questo che dico, a chi non gli interessa una santità sincera può pensare ad altro, no? Ma appunto, rispetto verso tutti, il ritenersi più piccoli di tutti, l'amore alla croce, la dolcezza, la pazienza, la rassegnazione e la tranquillità proprio sono indicazioni universali e inoltre spie certe quando ci sono. Se ci sono, al positivo, dobbiamo ringraziare il Signore perché stiamo ben incamminati, certamente non siamo arrivati, ma stiamo camminando. Se non ci sono, dobbiamo fare qualche reset perché stiamo camminando fuori strada e bisogna riprendere urgentemente la via maestra. Ti invochiamo, o Santa Vergine Divina Maria, ecco, come nostra mediatrice di grazia, come nostro aiuto, come nostro sostegno, perché tu ci prenda per mano e ci porti a vivere, ecco, lo splendore aureo, ecco, delle virtù che oggi abbiamo meditato, e ci faccia desiderare ecco, ardentemente, ecco, di giungere alla consumazione, non soltanto, non fermarci all'unione con te, come abbiamo meditato, come ricordando il tuo San Massimiliano e con Gesù, uno stato di consumazione di una vita completamente spesa per voi e se tanta grazia ci farà il Signore fusa con voi, con la tua Santissima Umanità e con la Santissima Umanità di Gesù, che sono state a loro volta completamente unite e fuse con la Divina Volontà e sono gli anelli di congiunzione, di mediazione per noi con essa. Prendici per mano e guidaci verso questo cammino. Queste virtù, tra l'altro, che abbiamo meditato sono eminentissimamente mariane, no? Basterebbe pensare al rispetto che tu hai nei confronti di ogni minima creatura, ecco, per essere molto edificati e per avere molto, ecco, su cui lavorare in noi stessi.
aiutaci con la tua potente azione, intercessione ed esempio. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat, Ave Maria.